I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. C'è forse un modo migliore per cominciare una puntata? Sicuramente no, di martedì in particolare. Ragazzi, Vasco Rossi con gli sbagli che fai, giusto? Questo è il titolo. Sì, ne abbiamo anche parlato. Cioè, colonna sonora dello speciale documentario. Il supervissuto. Il supervissuto, l'importante è che dopo ogni sbaglio tu, come dice Vasco, imparerai. Che un po'. Un po' di romanità c'è anche un po' di romanità, Certo. Un po' di scivolamento sulle braccia. L'anagrafica grafica non mente, purtroppo. Dopo i 40, soprattutto noi della capitale, ma mi sembra di capire anche altri, perdono un po', come dire, la capacità di articolare. Bene, ma le R, il problema sono le R vicino alle L. Esatto. Dietro una pasta a quel punto. E poi non so perché, ma cose che chiamavamo con, cioè, semplicemente so, tipo, mi dai un po' di Baileys, adesso diventa non so perché diventa tutto impastato. Cos'è che impastano invece i giovani, Veronica? Che cos'è che ti capita di, su che cos'è che hai un inciampo lessicale, se ce l'hai? Stay tuned. Restate lì. Ma perché devi dire stay tuned? Scusa, perché? Non lo so, dicono tutti, quindi viene da stay tuned. Con quella D bella pronunciata. Accanto una persona che è stato ribattezzato Magister Patrick, e fatto insegnare da lui la pronuncia in inglese. Ma giusto, il regista e producer di successo. Sì, cioè, lui. Ma anche ricordiamo madrelingua inglese. Madrelingua ormai, anche. Cioè. Ieri ho detto, Patrizio, dovremmo cercare questo file audio che si chiama com'è che si chiamava ieri? Cappelli. Bank account. Esatto, e lui ha scritto proprio ETS, ho scritto così come ve l'ho detto. ETS. No, avevo scritto HTS. No, non c'è. Anzi, che non hai messo la chiocciolina della mail. Più chioccioline. Poi ti guarda e ti fa, ma non lo trovo. Ma scrivilo bene. Scrivilo bene. Ma la tua pronuncia, però. Segui l'ampio gesto della mano. Pronuncia questo. Sentiamo la vostra di pronuncia. 342-0000-700. Ambarbaccicicocò 331 sul Como, che lanciavano canzoni a noi grandi ascoltatori. Spegni la sveglia, alza la radio, c'è il trio Medusa al nuovo orario. Sigla! Martedì 3 ottobre 2023, questa è Radio DJ. Canta la Patrick! Good morning! Va tutto bene! Va con Fiorella! Il trio Medusa! Motocicletta, riesci a capire, tipo tutto a po', c'è il trio Medusa, quindi io non sto, canzoni travisate sembro Kiki Piotr, tre culattoni, una quota rosa, Pink Floyd, ora senti come suona, comincio al mattino tutti in culo alla balena, come dice Lino, porca puttana, va tutto bene, va gonfie vele, il trio Medusa, Medusa l'ascolto, bentornati da parte di Giorgio, Gabriele e Furio. Ergo il trio Medusa in diretta da Roma. Grazie Vitiellos per aver aperto la giornata. Base tensiva. Tre civette sul Comò, basta, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Cioè, per noi quello è, perché sapete che poi c'è l'interpretazione nuova. Mi pare che venga detto un'altra cosa, cioè che si sostenga che in realtà la filastrocca non parlasse di tre civette che facevano l'amore con la figlia del dottore, ma esattamente, Veronica. Ambarbaccicicocò e tre civette sul Comò che facevano timore alla figlia del dottore. Timore. Beh, ha più logica. Ma la filastrocca era proprio un lalaismo, cioè senza logica, era solo per fare come bim bum balle giù. È un grande classico che poi dopo viene abbinato a un 2-3 stella, in realtà è un 2-3 stai là. No, ragazzi, era un 2-3 stella e facevano l'amore. Ma chi l'ha scritto? Filastrocca, si sa.
Cioè, no, è una bella domanda, ma non abbiamo risposta. La CIA, diciamo, credo nessuno. Non credo nessuno. Credo che sono cose che vengono tramandate, però valla a ritrovare. Anonimo dovrebbe apparire. A me la cantava mia nonna, ma Cicocò, ragazzi, per fare la conta, no? Però ti diceva Tre Civette su Como che facevano l'amore. L'amore, ragazzi. So che c'è una puntata del Buon Gazzoli che sostiene si dica timore. Gianluca, altra generazione, per noi le Civette facciamo. Ci piace più la gangbang troppo nudi. In effetti, perché le Civette devono fare l'amore con la figlia e sotto il ponte di Baracca c'è Peric che fa la gang. E anche Ponte Ponente Monte Pi, tappeta Perugia. Che vuol dire niente? Cominciamo subito con la buona musica. Loro sono Patrizio, pronuncia Planet Funk. Bravo. Mamma mia, direbbe l'ottimo Patrizio Mattei, Planet Funk su Radio DJ in questo martedì 3 ottobre 2023. E immaginavamo che avrebbe lasciato degli strascichi. L'interpretazione per noi l'esegesi è sempre quella: Ambarabacci, Cicocò, Tre Civette su Como che facevano l'amore. So che appunto qualcuno dice ma timore, addirittura c'è una ipotesi latinista. L'origine. L'origine. Sull'etimologia del primo verso della filastrocca potrebbe appunto risalire all'epoca antica. E suonerebbe hank parabab ac quid quid quod quod. Però potremmo rispondere a Patrizio, sappiamo che è l'autore Catullo. A questo punto è Catullo. Sì? Che cos'è? Aiuto, Topolino scureggia Pluto. Ma non è che tutto l'omatopeico adesso? Vabbè. Niente. Quindi questa non è una filastrocca. Comunque Catullo c'ha un sacco di soldi. Guarda, posso dirti una cosa? Ti rispondo con Catilina. Usque tante, Patrizio, a butere pazienza nostra. Diamo un premio che è meglio, dai. Questa settimana in regalo il nuovo Garmin Forerunner 55. Che ci fa impazzire soprattutto per il controllo del battito cardiaco. Bellissimo, ragazzi. Se lo porta a casa Anna di Torino. Buongiorno, Anna. Mamma mia, trio. Mamma mia. Allora, innanzitutto, Anna, sei una che corre? No. Beh, questa potrei iniziare. Una scusa per cominciare, magari. Preparati a fare una bellissima passeggiata, perché tanto chi ascolta noi fa la 5. La fai. Puoi provare subito a fare la 10, così poi ti passa la voglia. Potrebbe, un ottimo deterrente, però c'è il Garmin adesso. Ascolta Anna, la Stellin ha scelto te perché in realtà volevi segnalarci sulla puntata di ieri che anche da te c'è qualcuno che rosica male. Mio padre è con i suoi amici, tra l'altro, cioè lui è quello che un pochino fa la parte il più rissoso di tutti, però gli altri rissoso, tu vai addirittura il rissoso. Sì. Ma il motivo del contendere qual è? Le bocce. Quando, infatti, nel messaggio che ho mandato, praticamente cosa succedeva? Che per 30 anni sono stati, si incontravano questi amici nella solita spiaggia per andare al mare, eccetera. Il problema qual è? Che a un certo punto i proprietari della spiaggia li hanno proprio banditi, perché davano fastidio anche agli altri ospiti della spiaggia. Ma abbiamo capito, io capito se docce o docce. Quindi docce sulla spiaggia, quelle quelle colorate, quelle Ok. No, le docce no. Perché le tiravano sugli astanti o litigavano perché signor arbitro, no, perché è pronta a difendere il padre, capito? Mi dica Anna. Scusate, so che sono in ufficio, allora dovrei tenere un contesto. Mi pare giusto. Bottoniamoci. E pratica cosa succedeva? Che loro giocavano a bocce, inizialmente, insomma, la situazione si poteva tenere sotto controllo, quando
solitamente iniziavano prima con le male parole, perché si insultano proprio bene pesantemente, e poi si tiravano le bocce sui piedi. Parlo al diciamo al passato, perché come dicevo dalla spiaggia sono stati banditi. Certo, il DASPO, li hanno riconosciuti con le telecamere della spiaggia. Che è noi che perculeggiavamo gli appassionati di golf, poi si litiga anche per le bocce, no, ma attenzione, perché questi sono un gruppo di amici bello consistente che si frequentano da tutta la vita, quindi questi poveretti erano talmente disperati quella della spiaggia che hanno impedito a loro di fare l'abbonamento mensile per agosto. Hanno rinunciato a un abbonamento. Vero. Anna, supponiamo che siano degli attempati signori, età media? Sì, 77 anni mio papà. Ma non ci credo. Ma il problema è che sono andati, si sono trasferiti in un'altra spiaggia dove lì comunque di default era vietato giocare a calcio, perché non hanno uno spazio di vita quello. E quindi si sono attrezzati per giocare a carte, quindi hanno rimediato ancora peggio, perché lì veramente anche a carte, e come per le bocce, si tirano dietro le carte, quindi fanno meno male. Mi sembra che, come dire, ci sia vivacità in famiglia. Mi piace che li definisce amici. Ma una volta finita la giornata al mare, tutto come prima. Non gli far fare il lancio del giavellotto, finisce male. No. Grazie Anna, un bacio, buon martedì. Ciao. 751, questo è Radio DJ Lusant. Qual è Lusant del giorno, Veronica? Il santo del giorno è San Gerardo di Brogne. E perché sta famoso San Gerardo di Brogne? Auguri a tutti Gerardo. Fatto sicuramente grandi cose per meritarselo. Auguri anche a tutti quelli che sta a Brogne. Dov'è Brogne? Brogne è nella regione di Namur, vicino all'Omme. Noi pensiamo sempre di qualche cosa che conosco. Siamo sempre paesini italiani. Sì, anche non so perché pensavo Basso Lazio. La Brogne. Dove c'è la sagra della Brogne. Pezzi di Brogne, come se girasse. Vabbè, lasciamo stare. Va bene, ve lo faccio sapere a breve. Chiediamolo a lui, magari lo sa. Enrico, buongiorno, quando è l'usanto tuo? Enrico? Enrico. Allora, intanto diciamo com'è andata ieri il fantameteo. Allora, ieri Enrico si era buttato sui 16 gradi e sereno. Le ha toppate tutte e due. Perfetto. Ma purtroppo sono andati tutti appresso ai nostri ascoltatori. Sono andati appresso ad Enrico. Pari e patta, ragazzi. Esattamente. Ma Giorgio, togli la. Tanto la gente a casa non ha modo di verificare. Non c'è neanche Enrico che ascolta. Quindi in questo momento. Tu dovevi dire che Enrico aveva sbagliato, ma che gli ascoltatori avevano. Ma è qualche pubblico? No. Allora, ci sono il 10% degli ascoltatori ce l'aveva preso. Vabbè, dai, ma pari e patta, perché siamo onesti. L'onestà. Enrico, buongiorno. Buongiorno, eccoti qua. Allora, Enrico, dici invece come sarà il tempo domani ad Orvieto. Orvieto, dunque, beh, secondo me comunque continuerà il bel tempo. Lo sappiamo, purtroppo. Sarà non c'è sereno, speranza. Io direi proprio sereno. Anche speranza di nebbia. Temperatura Orvieto domani alle 7:30? Sì, ci sono un po' di dubbi sulla temperatura. Potrebbe essere nel range inferiore, quello fino a 16, diciamo così. Quindi un po' più bassa. Tutti voi invece, amici, andate sull'account Instagram del Trio Medusa e votate il vostro fantameteo. Cerchiamo di vincere domani. Enrico, è facile, hai 30 secondi per dirci cosa ci attende oggi in Italia. Oggi è anche meno, perché è bel tempo dappertutto, veramente ci sono al limite poche foschie al mattino presto, sulla pianura padana, veramente poca roba. E da segnalare, ci sono un po' di nubi in aumento sul nord-ovest, una roba insignificante. Domani però qualche pioggia sul territorio italiano ci potrà essere sull'estremo nord-est, per il passaggio di una perturbazione a tutto qua. Insomma, è difficile trovare scenari diversi a breve. Enrico, ti dobbiamo salutare perché abbiamo a cuore la salute di Patrizio Mattei, che sta per morire di crepacuore. Quanti secondi abbiamo? 10 massimo. 7. Enrico, a domani, grazie. Ciao. La mia gamba dondola.
Esatto, abbiamo cominciato con una filastrocca, fondamentalmente la fine del bellissimo disco di Elodie è una filastrocca, ragazzi, questo è dondolo, guarda come dondolo con le gambe ad angolo, faccio il twist. Elodie ribattezzata da un quotidiano francese, mi perdonerete, non ricordo il titolo, Elodea, vista il successo che ha avuto sulle passerelle parigine. Settimana scorsa, giusto Veronica, tu che sei informata, diciamo? Forse no, un paio di giorni fa c'è stata la sfilata L'Oreal, Elodie, Miriam Leone, tantissime star però internazionali. Il giochino di parole Elodea non era male, effettivamente. Le 808, questa è Radio DJ, il programma è Chiamate Roma, 3131 in diretta da Roma. In realtà stiamo per parlare di una cantante, il corrispondente italiano di Taylor Swift potrebbe essere proprio Elodie, se ci pensate, no? Cioè, molto famosa bello. Però ovviamente secondo me più Laura Pausini. No, come fama sì, io dico proprio come genere musicale, anche come spettacolo, no? Cioè, okay, dire, lei balla, fa una performance, non fa performance. Sì. Ma prima di parlare di Taylor Swift, facciamo una domanda interna che includiamo anche chiaramente la stella che è a Milano. Voi di chi vi fidate ciecamente? Cioè c'è una persona al mondo che dite io faccio solo quello che mi dice il mio amico Ezio, per dire, o che so, c'è un personaggio famoso che vi convince? Voi sapete, io la ribalto, io faccio esattamente il contrario di quello che ci dice il comune amico Chicco. Chiedo un consiglio, lui dice verde o blu, lui dice blu. Questa però è più facile, nel range delle possibilità. Proprio così, sai che bisogna essere sbrigativi. Io a volte lo faccio con mia moglie, ti fa ridere questa battuta? No, buona. Funziona anche se in questo modo. No, da ragazzo io ho il mito del papà di un nostro amico sempre comune, Ulisse Fabio. Ma per dire, no, c'è un personaggio che se fa una pubblicità voi dite io mi fido. Ah, tu parli anche di personaggi famosi. Simboli, personaggi che tu guardi, che dici questo non mi ha mai tradito nel suo messaggio. Io metterei i miei risparmi in mano a Paolino Pulic, di cui mi fido. O Claudio Sala. Io Cristian Ledesma, per dire. Però non ho mai fatto pubblicità. Sempre al calcio andiamo a pensare. Ma possibile? Io ad esempio di personaggio famoso ho Patrizio Mattei. Anche se contesto spesso le sue idee, però alla fine lo assecondo e lo seguo nelle sue iniziative. Facciamo un altro esempio, se no pare che pare. Luis Alberto, ok? Se no sembra che siamo sempre lì. Previ, perché parliamo di personaggi famosi di cui uno si deve fidare? Ragazzi, abbiamo una gladiatrice fondamentalmente, una eroina, anzi una anti-eroina, come il suo ultimo disco, anti-hero, Taylor Swift, che addirittura smuove voti, ragazzi, non solo incide sul PIL americano con la sua ultima tournée, il guadagno è uguale, anzi è maggiore a quello di Madonna e Lady Gaga messe insieme. Stiamo parlando di 5 miliardi di dollari incassati nel tour dello scorso anno. Il prossimo è da vedere. Con un solo post su Instagram è riuscita a far iscrivere 35.000 ragazzi alle elezioni presidenziali del 24, sapete che negli Stati Uniti devi richiedere di poter votare, si chiama soft power, lo hanno ribattezzato così. Cioè la capacità di muovere l'opinione pubblica, non essendo politica, addirittura sembra che se lei si preannuncia la sua presenza allo stadio si vendono più biglietti. È successo perché lei si frequenta con un giocatore di football americano. Sì, i Chiefs di Kansas City, lei è andata a vedere questa partita, hanno realizzato il record di ascolti televisivi. Addirittura la Fox ha fatto il suo picco massimo. Non solo, quando ha trasmesso il merchandising è aumentato del 400% della squadra dei Kansas City. Si è fidanzato con questo Travis Kelce e lui ha acquistato nel giro di breve 300.000 follower su Instagram. Così. Nel giro di qualche ora. Guarda, diamo il numero di WhatsApp che è 342 00 00 700. Mi è venuto in mente che il Corriere della Sera, parlando di questa storia, fa un bel esempio. C'è Paolo Villaggio, lo firmavano in continuazione. Vi ricordate che aveva fatto uno spot di un detersivo dicendo io mi fido ciecamente e comprerò sempre Dash. Poi faceva una faccia strana, diceva scusi Dixon, e sole piatto. Cioè il volto era talmente famoso che il brand veniva, diciamo, completamente cancellato. È quello che succede con lei, però. Io ragazzi, comunque di Paolo Villaggio mi sarei fidato ciecamente. No, lo voglio dire. No. Hai ragione, ma allora di questi Benigni. Benigni, ecco, io mi potrei fidare di Benigni. Bravo. Benigni mi piace. Di Carlo Conti.
mi fido di Carlo Conti. Ma Carlo Conti le fa le pubblicità, perché, però, perché è buono. È buono. Di Mara Maionchi mi fido, per dire. 342-00-00700, dicevamo, l'abbiamo evocata, ve la facciamo sentire. Questa è Taylor Swift con Antihero, per l'appunto. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Eccolo qui il soft power di Taylor Swift. Grazie a questo passaggio alle 8:16 su Radio DJ, al momento abbiamo 40 miliardi di ascoltatori. Pazzesco, incredibile. È incredibile. Programmiamola tutti i giorni. Appena finisce questa canzone se ne andranno tutti. Un'altra radio. Dove c'è? Ma mettiamo solo Taylor Swift, ragazzi. 342-00-00-700, vi fidate solamente di chi? Sentiamo. Ciao ragazzi. Ciao. Io mi fidavo del grandissimo Nino Manfredi in Grandi Magazzini. Facevo la sponsorizzazione mitico, anche Bonanni compra Grandi Magazzini, anche Bonanni. In realtà l'80% dei messaggi che abbiamo ricevuto ci dicono un nome su tutti che abbiamo al telefono. Linus, buongiorno. Buongiorno, sono al telefono per farvi crollare l'odio. No, sei il Taylor Swift di Radio DJ. Oh, noi abbiamo buttato lì dicendo di chi vi fidate ciecamente, magari anche che pubblicizza un prodotto, e tutti hanno detto Linus. Poi abbiamo riflettuto sul fatto che comunque tu hai spinto un paese a correre. Sono anche appena tornato da correre. Fa piacere saperlo, sto ancora tutto sudato, ragazzi. Ma scusami, quando tu vai a correre non senti la radio? No. Prendiamo nota, lui alle 8:17 però torna a quest'ora. Cacchio, che ci pare fino a quest'ora? La sto sentendo adesso, la sento anche per la prossima mezz'ora. Porca miseria. No, ma tu sai di avere questo potere? In effetti, vabbè, tutti noi che facciamo questo lavoro un po' possiamo condizionare l'opinione pubblica, però in tanti ci dicono veramente che sei una persona talmente affabile che non ha mai rifiutato fregature. In effetti, sì. se dovessi chiedere. Ci sarà pure qualcuno che non è d'accordo, sì. Ovviamente, lo spero. Sì. Però mi viene in mente quel famoso slogan: Pasquale vuol dire fiducia. Bravo. La mia croce è che fin da ragazzino ho sempre avuto questa specie di ruolo del fratello maggiore, quello che dispensa consigli, quello affidabile, quello ed è per questo che sono ancora qua a parlare con voi dopo tanti anni. È vero. Zio Linus essere alle Hawaii con un bicchiere di daiquiri. Vabbè. Senti, no, ma in effetti stavo pensando, se io dovessi chiedere dei soldi li chiederei a te, perché so che è un altro discorso. L'hai già fatto e con dei tassi modesti sotto lo zero, direi, visto che non sono arrivati. Ogni altro sto ancora aspettando. Vabbè, aspetta. Grande fiducia. Però posso dire che in effetti poi ci ho ripensato nel privato, io avevo la macchina che pubblicizzava Linus anni fa. Io bevo la sera non il daiquiri, bevo l'olio che pubblicizza Linus. Scusa Linus, ma tu invece di chi ti fidi ciecamente? C'è una persona anche nel mondo dello spettacolo, oppure che so, nel privato, che tu dici guarda quello che fa lui, sì, che ti dà questa impressione, insomma, che dice guarda quella faccia. Cazzo, che domanda, mi mettete in imbarazzo. No, non saprei, guarda. Mi fido delle persone capaci, questo sì, cioè l'affidabilità delle persone secondo me è il loro curriculum. Mi fidavo, adesso questa cosa mi attirerà sicuramente un po' di vaffanculo, mi fidavo di Mario Draghi, perché uno può dire che sai, le istituzioni, le banche, i poteri occulti, quello che vuoi, ma la sua carriera era indiscutibilmente la carriera. Parla il curriculum. Non aveva un curriculum lui, insomma. Guarda, comunque... Molti ascoltatori dicono anche Jerry Scotti, in effetti è vero, potrebbe avere quel potere. Sì, però Jerry è sempre molto sotto traccia, no? Cioè uno che non si espone mai. E quindi il suo essere affidabile rimane, diciamo, in una dimensione molto domestica, tant'è che lui lo vedi sempre proporre, che ne so, la marca di riso, il bicchiere di vino, lo spazzolino, non proporrà mai una roba più complicata, non si lancia mai in avventure. Tipo un'assicurazione o un investimento. Poi basta che pagano, li fai. Comunque, possiamo lanciare questa campagna in previsione anche della prossima DJ Ten. Invece, durante il percorso di fare il solito selfie con Linus, chiedetegli un consiglio. Lo fermate. Linus, secondo te? No, allora metto uno sportello. Bravo. Ti ricordo di partenza.
se mi metto lì uno sportellino del catasto, ma no, ti ricordi come appunto proprio nel famoso fumetto Linus, adesso non ricordo quale personaggio che aveva il botteghino da psicologa, no? Dieci, che era 10 centesimi, sì, 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 credo che fosse Lucy, bravissimo, non bravissimo, non ricordo male. Vabbè, sì, sì, allora sì. Guarda, hai solo le 8:20, hai più di un'ora per pensare di chi ti fidi e cominci proprio la puntata dicendo: oh, ci ho pensato, mi fido di due punti aperte virgolette. Va bene, grazie. Mi fido di voi, tanto per cominciare. Sbagli. Che errore enorme. Grazie, ciao Lino. Ciao. Blondie alle 824, no, su Radio no, DJ. U2 no. Atomic City. No, allora, la versione degli U2 di Colmi. Non lo so adesso, vorrei andare a vedere i credits. Forse è un Colmi Atomic City. Non mi fido della vostra, non mi fido della scaletta musicale. Le 824 342 00 700. Abbiamo detto Linus, apri uno sportello di suggerimenti, di consigli, e arrivata immediatamente la battuta dell'anno. Sì, dai, apri uno sportellinus. Bravo. Qua ci tolgono il pane di bocca. Poi Linus assume lui e caccia noi. Sì, certo, l'assume proprio uno che fa questa battuta. C'è una giusta considerazione, dice: ma mi posso fidare di uno che si fida del trio? No, infatti. E invece sì, perché in tanti si fidano di Linus. Senti che bello questo messaggio. Mio papà si fidava solo di Linus. Se Linus diceva di guardare un film, lui lo guardava. Se Linus diceva di guardare una serie, la guardava. Se Linus si interessava ad uno sport, lui se ne interessava. Se parlava di qualcosa in radio, tornava a casa papà e diceva: oh, stamattina Linus ha detto che... Incredibile, era un'affezione particolare, ed è da lì che io ho cominciato ad ascoltare DJ Chiama Italia e non mi sono più staccata. Scusa, ma noi continui ad ascoltarci, certo, la spero, sì, ce l'ha mandato, certo. Giusto, accetta il consiglio, giusto, perché quindi ha sempre fatto l'inizio di dare consigli, inutile che si tira indietro. L'ha detto che anche quando era ragazzo era il fratello maggiore, poi è diventato zio, tutto gratis, chiaramente. Dai, sentiamo un po' dei vostri riferimenti previ, di chi si fida la gente che ci ascolta. Roberto dice: io mi potrei fidare di Richard Gere. Mi fido ciecamente. Ah, basta, punto. Non c'è un motivo. Sono un one shot. Occhio, sì. Mi fido ciecamente di Dario Bressanini, divulgatore scientifico. Ma giusto, dai, ci bravo. Sta. Bravo. Ci sta. Roberto Angela, certo. A me Luigi Pirandello sempre ispira. Quando avevo 10 anni pensavo fosse vivo e che sarebbe stato un ottimo presidente della Repubblica. Oh, bello, Luigi Pirandello. Che pensiero. Anche Calvino allora, dai. E chiudiamo con Roberto che dice: io mi fido di Grande Zebra dell'Uomo Tigre, è comparso poche volte, è vero, verso però la fine sembrava una brava grande persona zebra. Ai tempi, adesso non lo so, adesso chissà adesso Grande la Zebra, gente cambia, la gente cambia. Sapete di chi ci possiamo fidare ciecamente, che è già pronto a Milano? Dell'ottimo Faso, perché torna per la prima volta quest'anno la rubrica Fuori Faso, rimanete lì. E dalle 7:30 chiamate Roma, ascolto il trio Medusa. Le 836, Annalisa, ragazza sola, non siamo più tre ragazzi soli, siamo in ottima compagnia perché a Milano vediamo già sorridente il mitico Faso. Buongiorno Faso. Buongiorno amici, come butta? Butta bene? Butta sì, benissimo, figurati. A te come butta? Ah, butta bene. Butta bene, però anche secondo me in quest'epoca bisogna dire come butta, butta differenziato. Butta bravo, bravo, giusto, perché bravo. Se butta bene, però le cose che non buttano bene le devi mettere nel cestello delle cose che non buttano bene, capito? Perché tipo il vetro, per dirne una, esatto, tipo il cristallo che non lo sapevo non andasse col vetro. Ma lo sai che l'abbiamo scoperto anche noi grazie alla vostra campagna. Infatti, ma è una roba incredibile, il cristallo immagino che tutti hanno detto questo è ancora più figo del vetro. Anzi, commetto un errore a metterlo nel vetro perché è già figo da solo, e invece no, contamina tutto, ma è pazzesco. È pazzesco. Parlavamo di gente di cui uno si fida, noi ci fidiamo moltissimo di te, di tutto, di quello che dici. Ah, ti ringrazio amici. Puoi dire qualsiasi cosa, dire qualsiasi noi cosa. Ci crediamo. Scusa Faso, c'è qualcuno invece di cui tu ti fidi ciecamente? Cioè proprio una persona che dici: guarda, questa se mi dà un consiglio so che è il consiglio giusto. Anche no, ce ne sono varie persone di cui mi fido ciecamente, però in ambiti diversi. Tanto per dire, la musica è una cosa, per esempio la mia passione sportiva è un'altra, quindi sono mondi diversi, e quando qualcuno mi deve parlare di pallabasso
base ho dei miei riferimenti. Dai, dici. Ma no, ma non li conosce, cioè, noi siamo curiosi, dai. Ma vabbè, per esempio, non so, un mio allenatore americano che adesso è tornato in America, Tom McCoy, mitico Tom, che è uno che veramente ne sa tantissimo di palla base. Quindi quando ho bisogno di una dritta gli scrivo. Senti, scopriamo questa cosa, questa proposta, non sappiamo se sia una proposta o se sia già in atto, o se già la stanno facendo, che durante le partite di baseball si possono sentire i commenti dei giocatori in campo. Beh, allora, dei giocatori sono microfonati e interagiscono con i commentatori del match. Ma è uno sviluppo di una vecchia storia, nel senso che nel pallabase, soprattutto quello professionistico americano, c'è sempre stato questa idea di chiacchierare o sentire cosa succede durante la partita, tant'è che più di una volta ho visto anche in finali, cioè le World Series, che sono il top del top, ho visto interviste durante la partita, che per noi è una roba strana, no? Stai giocando, uno che va dal manager, cioè dall'allenatore degli Yankees, dice: allora come sta andando? Ma adesso siamo sotto i due punti, però sono convinto che risponderemo bene. Cioè è una roba stranissima, perché in pieno agonismo si chiacchiera. E poi anni fa hanno introdotto il sound del dugout. Il dugout nel baseball è la panchina, sostanzialmente si chiama dugout perché è scavata. Bene, avevano messo un microfono per cui sentivano il ritorno dei giocatori. Brutto. E infatti deve essere partito qualche tuono e fulmine, per cui dopo un po' non si è visto più il sound del dugout. Esatto. Senti, in settimana abbiamo parlato delle maledizioni che riguardano il baseball. La più famosa è quella di Ruth, per quello che riguarda quella del bambino. Esatto, il bambino. Sì. Però anche della capra, dei Caps, non è male, giusto? Esattamente. Beh, ne avete già parlato, immagino, no? Sì, vabbè, l'abbiamo citata, però secondo te, cioè quella del bambino dei Boston, dei Red Sox, com'era esattamente? Perché era un giocatore, giusto? Babe Ruth era la superstar dei Red Sox, molto legato ai suoi Red Sox, e la leggenda dice che il presidente dei Red Sox lo vendette a sua insaputa ai New York Yankees, ovviamente in cambio di una montagna di dollari, esatto, come dicevano Stanlio e Ollio. E in cambio di questi dollari, Babe Ruth viene a sapere che passerà agli Yankees. Si narra che entrò nell'ufficio del presidente, diciamo così, leggermente adirato, aveva perso il lume della ragione, e battendo i pugni sul tavolo gli disse: adesso voi senza di me non vincerete mai più. E non vinsero più per 90 e passa anni. Mamma mia, allora, ragazzi, pazzesco, quindi alla faccia della maledizione, esatto, a Babe Ruth non lo cambiare di squadra senza dirglielo prima, perché poi non vinci per 90 e passa anni. È come il Cavaliere Nero, esatto. Non gli devi rompere. Mentre invece l'altra, appunto, ci davamo di questo tipo che voleva portare questa capra all'interno dello stadio. No, la portava già. Lui la portava già come tifoso e si considerava un po' un tifoso più mascotte spontanea della natura. Sta di fatto che non ricordo bene se cambiano le regole dello stadio o cambia la gestione, e lo respingono all'ingresso. Dice: ma come? Io sono sempre venuto con la mia capra, e non si può più. Allora la maledizione, non vincerete più. E anche loro ci hanno messo un'ottantina, novantina. Quindi anche la capra. Cosa si può dedurre questo? Nel baseball non vendere Babe Ruth e non respingere le capre. Per il resto fai quello che vuoi. Ora noi dobbiamo indagare su cosa hanno fatto Roma e Lazio negli ultimi 20 anni. Allora, cosa è successo? Le possibilità sono due. Gli è arrivato un giovane Babe Ruth, che però essendo un giocatore di baseball l'hanno venduto subito. E lì già sono finiti. Oppure hanno respinto una gamba. Hanno respinto, o magari uno con un panino col formaggio, con lo chef. È uno sviluppo. Gliel'hanno buttato prima di entrare. Esatto, lei non sa che è vietato entrare col panino col formaggio di capra. Ma come? Ma io ho sempre mangiato. Ma io. Mi dispiace, esatto. Senti, quando c'è Faso ci fidiamo anche moltissimo della tua scelta musicale. In questo caso qual è? Allora, in questo caso ho pensato di omaggiare veramente un artista che è scomparsa da poco, di cui sono andato a vedere, perché mi ricordavo la bellezza di questa canzone, ma soprattutto la bellezza del video.
in questo momento ci ascoltiamo l'audio e non vediamo il video, ma invito tutti con calma, non mentre stanno guidando che poi mi fanno incazzare quando vado in moto, certo, perché sono al telefono, mia, certo, e guardano i video, no, quando sono fermi, quando sono un attimo di pausa, di andarsi a vedere il video, perché l'interpretazione e la prestazione che questa fantastica cantante ha regalato nel video è una cosa sorprendente. Quindi posso presentarla? Vai. Voglio proporre Nothing's Compared to You di Sinead, perché ho scoperto che si chiama così, Sinead O'Connor. Magnifico. Le 842, questa è Radio DJ. Grazie Faso, veramente. Grazie a voi. Grazie. Io mi fido delle canzoni quando fanno piangere, come questa. Beh ragazzi, qui siamo in zona orgasmo, come direbbe Nicky, cioè orgasmo per le orecchie, e abbiamo solamente tanti grazie per Faso che ha pensato bene di far ascoltare al pubblico vasto a quest'ora di Radio DJ questa canzone bellissima. Che è la canzone di Prince, tra l'altro. Certo, spettacolare. C'è anche una versione ricantata. No, c'è anche una versione di Prince cantata, vi do il mio report, è orrenda. È una merda. Sì. Cioè, la cosa che fa ridere è che l'autore del pezzo, ma la sua versione fa caghera. Cioè, non me ne voglia, Prince, porto rispetto, grande artista, ma la sua versione è brutta, mentre questa qua era pazzesca. Ecco, quella che sentiamo in sottofondo, quella di Prince, eccola qua. Sì. Purtroppo rispetto alla versione dell'O'Connor, che insomma era stata la prima a cantare, non tiene botta. Però senti, ragazzi, il video, rivedete il video, perché è incredibile. Chi non l'ha mai visto resterà sorpreso, perché dice, chissà cosa succede in questo video. Niente, c'è un primo piano fisso di bellissimo, lei che canta, bellissimo. Ma a un certo punto lei addirittura piange, e piange davvero. È bellissimo, è struggente. E Faso, tornando invece alla musica, sì, possiamo annunciare che gli Elio e le Storie Tese vanno a Sanremo, ragazzi, incredibile. Esattamente, ma non alla kermesse. No, andiamo a occupare il teatro Ariston, e il giorno dopo ci sarà la scena, gli elicotteri e la polizia fuori. Allora Elio e le Storie Tese, uscite senza fare pazzie. No, vogliamo un elicottero, la casa di carta, insomma. Esatto. Però con Elio protagonista. Perché... però il 7 sarete a Sanremo al teatro Ariston. Per il tour, dici bene. Beh, le prossime date le prendiamo in arrivo sul primo binario, gli Elio e le Storie Tese live, il ritorno degli Elio e le Storie Tese in concerto, in tour teatrale. Quindi abbiamo Genova proprio adesso, giovedì e venerdì, poi Sanremo, e poi andiamo a Ravenna. Quindi ragazzi, cosa aspettate? No, mi piace molto il sottotitolo che non avevo notato, Infelici a modo nostro. Sì. È uno dei vari strilli che si trova, dico proprio strilli perché l'ispirazione è quella che si trova sul nostro manifesto. Noi quando nel 1985-86 muovevamo i nostri primi passi con la tournée dentro la città, perché Milano aveva, non so, 7, 8, 9, 10, 11 locali dove c'era musica dal vivo, per cui noi ruotavamo all'interno della città e ci creavamo i nostri manifestini ritagliando dai giornali, in particolare Astra, che non so neanche se c'è ancora. Comunque Astra, giornale di oroscopi, queste cose qua. Tant'è che il famoso titolo del nostro album, Esco dal mio corpo e ho molta paura, altro non è che il sogno di un lettore di Astra che mandava. E questo è bello. Cioè loro mandavano i loro sogni che venivano poi sintetizzati in grassetto, tipo Esco dal mio corpo e ho molta paura. Ed è diventato il titolo di un altro del nostro album, ma anche cerco mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo, era un altro sogno. Quindi la cosa che mi fa impazzire è immaginare che probabilmente magari questo il signore o la signora che ha fatto quel sogno, che adesso potrebbe avere 90 anni come 74, vede la tournée e dice, ma pensa che io avevo fatto un sogno così 40 anni fa. Quindi non sono solo io a fare questi sogni, anche le Storie Tese. Esattamente, ce n'era un altro molto bello che era, ho visto uno stambecco caricare tori. Bello. Anche questo era bello. Prossimo album, prossimo tour. Allora Faso, abbiamo pochissimi secondi. La domanda mettiamo una canzone e poi ci salutiamo. Domanda secca che abbiamo fatto anche Elio: non c'è solo musica sul palco durante questo tour, giusto? C'è anche ottimo intrattenimento. Sì, c'è dell'intrattenimento, ci sono momenti di alto lirismo con la poesia, per esempio, dei momenti individuali dove ognuno, come dire,
se la tira a un certo punto andando davanti, dice: oh ragazzi, allora adesso fega tocca a me, cioè che storia. Questo è un po' l'approccio. E quindi tu farei poesia, suppongo, di no. Cioè, o no, altro. Invece pensa che non faccio poesia, perché voi pensate a me, pensate subito a Hermes Palinsesto, ma sì. Come sapete io sono sempre stato l'attore della presente, cioè non è che ho scritto, ma è lui il grande artista. Invece sul palco c'è altra poesia, viene declamata da voci importanti, non dico come quella di Ungaretti, ma appena sotto. Poco sotto. Un'antichia sotto. Mettiamo l'ultimo disco, poi ci salutiamo con Faso. 8:51, questa è Radio DJ, arriva Post Malone. Enough is enough. Quando è troppo, quando è troppo. Take me home. Pochissimi secondi, giusto il tempo di ringraziare Faso che se l'è ballata tutta, Post Malone. Guarda, quindi... ho ballato un lento da solo e ho limonato con me stesso. Hai fatto air dancing. Tra l'altro, a un certo punto mi sono fatto scendere la mano sulla chiappa e me la sono ritirata su, però. Perché non volevo di prima mattina eccitarmi. Ma sapete che credevo che fosse un altro pezzo? Perché Enough is Enough ha un illustre predecessore. È un pezzo incredibile, un ibrido di Donna Summer e Barbara Streisand insieme, roba fine anni 70, un brano che oggi non avrebbe sarebbe respinto, perché c'ha 2 minuti di lentone stracciamutande con le due super cantanti che duettano e poi parte un pezzo dance a manetta. Tra l'altro sottotitolo credo che fosse No More Tears, che non vuol dire non più lacrime, vuol dire proprio non più tear in autostrada. Basta, Donna Summer e Barbara Streisand dicevano: basta con questi tiri in autostrada, non si può più andare in tournée. Abbiamo finito il tempo, grazie Faso, alla ciao, prossima, amici. Grazie. Ciao, 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 ciao. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast on demand, dove vuoi, quando vuoi.